d'altronde ci sarà anche, perché, insomma, sono andiamo bravi. A Varapodio, dove ci sono dei bellissimi trenini, guardate. Roberta! In carrozza! Questa mattina mi sono trasformata in un vero capotreno. Saluto qui accanto a me il signor Davide Godano del gruppo Fermodellistico Tropeano, che insieme ai suoi colleghi, che sono dei appassionati collezionisti, hanno realizzato questo plastico, dove vediamo dei treni che sono la riproduzione fedele proprio di vagoni originali che hanno percorso linee ferroviarie calabresi almeno dall'inizio del Novecento fino ai giorni nostri. Signor Davide, andiamo ad analizzare questo e descrivere questo primo blocco. Questo è un impianto modulare a norma Fremo che praticamente riproduce la nostra ferrovia calabra a trazione termica. Ci sono dei modelli che praticamente tipo la 556 che hanno percorso la nostra linea fino agli anni 60. Questo treno in mezzo è molto particolare, riproduzione proprio di uno vero. Queste sono la 741 e la 625, che sono delle vaporiere molto belle che hanno fatto la storia della ferrovia italiana, diciamo, in generale. Mentre invece questo secondo plastico è un fiore all'occhiello, con questo vagone che percorre questa linea ferroviaria su un ponte, perché rappresenta proprio un tratto della costa calabrese, quella più turistica. Questo è praticamente il ponte della Grazia, che si trova fra Tropea e Parghelia ed è stato realizzato da Luca Berardocco, uno dei nostri soci, e anche la motrice è una delle caratteristiche di quelle che hanno praticato praticamente la linea nostra, che è chiamata Costa degli Dei. Vedo che avete anche curato con dei minimi particolari anche tutta la vallata sottostante, dalle strade, i recinti con i cavalli, insomma veramente una cura minuziosa dei minimi particolari, come di tutti gli altri pezzi in specifico che avete portato anche qui accanto. Sì, noi diciamo abbiamo la prerogativa di autocostruire tutto quello che vedete, praticamente prendiamo le misure sul posto, riproduciamo i fabbricati e quant'altro, poi realizziamo gli stampi che poi vengono realizzati proprio dei kit di montaggio in resina bicomponente. Ecco, ci interessa anche sapere una piccola parte del vostro processo di lavorazione, come avviene? Praticamente realizziamo un master, poi prepariamo, diciamo, sul master lo stampo in gomma siliconica, e dalla gomma siliconica poi tiriamo fuori il pezzo finale che, come vedete da alcuni pezzi che sono esposti là, poi compongono le varie cose. I treni ci affascinano veramente sempre a tutti. Io ringrazio i nostri collezionisti. Consente, invitiamo tutti a venire a Tropea a fine aprile, dal 25 al 27, perché organizzeremo la mostra fiera di modellismo ferroviario. Anche una splendida località marittima della Calabria. Ringrazio i nostri appassionati collezionisti. Noi torniamo nuovamente a seguire la gara in studio per l'ultima prova decisiva da superare. In bocca al lupo! Certo, Laura, intanto qui in piazza, mentre il nostro treno continua a viaggiare sulla nostra splendida linea ferroviaria calabrese, noi anche per incoraggiare i nostri ragazzi in vista della sfida decisiva di domani, e nonostante la sconfitta chiudiamo e vi salutiamo in allegria ballando e suonando una deliziosa tarantella calabrese con la gentile collaborazione del nostro gruppo Folk. Un buon proseguimento di giornata a tutti voi, a domani, ciao! Li ammiriamo perché sono molto belli, festeggiano a Specchia, a Lecce, perché domani avranno il punto di vantaggio. Gemelle squizzato.